Sala Consilina sempre più informatizzata. Questa mattina l'amministrazione comunale ha illustrato alla stampa i nuovi servizi web che puntano a semplificare alcune procedure, contenere i costi di gestione e portare ad un importante risparmio nelle casse comunali. In primo piano il web GIS, un sistema cartografico in realtà già in essere nel comune, ma che ora è diventato in-house, cioè non sarà più gestito, come è avvenuto fino ad oggi, da una società esterna, ma da personale interno, cosa che è stato annunciato dal sindaco Francesco Cavallone, permetterà già di recuperare 13.000 euro di spese all'anno. Il sistema consente di avere una fotografia in tempo reale del territorio, evitando le lungaggini delle visure catastali e dei sopralluoghi tecnici e consentendo interventi più immediati e precisi. Il fatto che ora venga gestito da personale interno al comune consentirà di effettuare modifiche e integrazioni dirette, senza ad esempio ricorrere a ditte esterne e attendere i tempi e i costi necessari. Insomma, il sindaco, assieme all'assessore all'informatizzazione Elena Gallo e al personale tecnico del comune, ha messo in evidenza stamane i benefici di un'opera complessiva di digitalizzazione di programmi e servizi che consentiranno, ha detto, un risparmio di circa 50.000 euro e una serie di facilitazioni per i cittadini utenti. Per esempio, il portale su AppSue consentirà di effettuare online una serie di azioni di competenza dello sportello unico delle attività produttive, evitando file e riducendo i ritardi, e in generale il nuovo sistema di telefonia e internet tramite il VoIP permetterà un contenimento dei costi. Presentato anche il portale della trasparenza con cui fare le pulce all'amministrazione. Si tratta infatti di una parte del sito in cui sono pubblicati documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, con ad esempio l'elenco dei titolari di incarichi politici, i rendiconti dei gruppi consiliari, i bilanci, con la bussola della trasparenza in grado di monitorare le informazioni inserite dall'amministrazione e partecipare quindi al miglioramento continuo della qualità delle informazioni online, e con la possibilità di effettuare l'accesso civico con un semplice click.